Abbiamo di recente finito i primi mondi di Mario vs. Donkey Kong, un ammodernamento sostanzialmente identico nelle meccaniche e nel level design dell'omonimo classico per Game Boy Advance datato 2004. Ed esattamente come il titolo originale, anche questa nuova versione è stata sviluppata da Nintendo Software Technology, ovvero la divisione americana dell'azienda con base a Redmond deputata allo sviluppo software. Una società questa che ha passato anni di difficoltà in cui si è occupata principalmente di supporto, ma che sembra aver trovato ultimamente una nuova giovinezza. Loro è infatti anche F-Zero 99 uscito a fine 2023 e in più un paio d'anni prima avevano co-sviluppato anche Super Mario 3D World più Bowser's Fury. Mario vs. Donkey Kong è quindi una serie che idealmente eredita e sviluppa l'originale Donkey Kong del 1981 e più precisamente l'iterazione per Game Boy del 1994. Le dinamiche alla base della saga sono così molto diverse da quelle tradizionali di Super Mario Bros. Gli stage infatti sono più piccoli e soprattutto sono più basati sulla risoluzione di enigmi che sull'azione. Tuttavia la sua unicità sta proprio nell'ibridazione di questi due elementi. Per cui per essere un platform è troppo focalizzato sulla risoluzione degli enigmi, mentre per essere un puzzle game puro ha troppa azione. In Mario vs. Donkey Kong infatti non si corre e non c'è neppure la modulazione del salto, ma esistono tuttavia diverse acrobazie come ad esempio la piroetta all'indietro oppure il triplo balzo dopo essersi issati sulle mani. Ammodernamento tecnologico a parte, questa versione per Switch è estremamente fedele all'originale. E questo non è necessariamente un male. È stata inoltre aggiunta una modalità multiplayer dei nuovi livelli e in più uno stile di gioco che rende l'esperienza meno punitiva. Seguiteci quindi che vi raccontiamo tutto nel dettaglio. Il rapporto tra Mario e Donkey Kong non è mai stato chiarito fino in fondo. Sono infatti partiti come rivali col gorilla impegnato a rapire donzelle e l'allora Jumpman dedicato a salvarle. Per un periodo inoltre sono sembrati persino appartenere a mondi diversi e in particolare in era Super Nintendo con l'ascesa di Donkey Kong Country. Super Mario Odyssey ha fatto invece più di un'allusione al gorilla attraverso New Donk City e recentemente il film li ha rimessi in scena assieme. Di sicuro quello che sappiamo è che non sono nemici, o comunque non come Mario e Bowser. Sembrano più che altro rivali che si stimano, per cui serve una scusa per metterli l'uno contro l'altro. In Mario vs. Donkey Kong il conflitto è originato proprio dai mini Mario, ovvero dei giocattoli capaci di camminare che riproducono l'idraulico in miniatura. Il gorilla vede lo spot di questi mini Mario guardando la televisione, ma non trovandolo in vendita da nessuna parte, decide quindi di andare direttamente alla fabbrica che li assembla per rubarli. E li ruba tutti, eh? Riempie infatti sacchi e sacchi di mini Mario trascinandoseli dietro per vari mondi. Così l'idraulico e indomito paladino della giustizia decide di inseguirlo nell'intento di salvare i suoi piccoli cloni. Ogni mondo di Mario vs. Donkey Kong ha un nucleo tematico. Il primo ad esempio è in città, il secondo è in una giungla, mentre il terzo in un vulcano e così via. Ognuno di essi poi è suddiviso in 6 stage, spesso scanditi in 2 sezioni. I livelli si concludono o aprendo una porta che bisogna sempre ricongiungere alla rispettiva chiave, oppure raccogliendo una sfera contenente uno dei mini Mario. In ogni stage sono inoltre presenti obiettivi secondari che spesso rappresentano la sfida più impegnativa, e per concludere l'avventura al 100% è quindi necessario raccoglierli tutti. Come dicevamo nell'introduzione, in Mario vs. Donkey Kong la sfida risiede più nel comprendere cosa fare che nell'atto stesso del farlo. Il level design è orchestrato infatti attorno alle capacità ma soprattutto agli atipici limiti di Mario, ovvero l'assenza di corsa, salti brevi, abilità di abbassarsi, arrampicarsi, di raccogliere e lanciare oggetti. Ogni mondo quindi, se non addirittura ogni livello, introduce dei nuovi elementi che generano problemi originali e variano l'esperienza. Ad esempio dei blocchi che si attivano o si disattivano con un interruttore, delle liane su cui arrampicarsi o dei fiori che spostano protagonisti e oggetti col vento. Certo, elencate così sembrano delle banalità, ma vi assicuriamo che il level design è di pregevole fattura. Una volta completati poi i 6 livelli di un mondo, ci sono le ultime 2 sfide che rappresentano un'entità a parte. E nella prima Mario deve condurre una serie di mini all'interno di un baule. I suoi piccoli cloni sono ancora meno dinamici di lui e lo seguono fedelmente ovunque vada, per cui è necessario creare ponti o strutture per far sì che raggiungano incolumi lo scrigno della salvezza. Va detto però che questi che li riguardano sono gli stage per certi versi più interessanti e impegnativi del gioco, mentre a seguirli in ogni mondo c'è anche uno scontro con Donkey Kong. E forse sono proprio i boss stage a essere quelli meno ispirati. Sono variegati, certo, ma spesso anche ripetitivi. Schivando degli oggetti o pericoli, Mario deve solitamente raccogliere qualcosa da scagliare contro lo scimmione.
L'ossatura del titolo è sostanzialmente identica a quella dell'originale del 2004. Come level design e tempi di gioco condividono infatti lo stesso DNA, pur con qualche livello extra che analizzeremo ovviamente in fase di recensione. Si tratta insomma di un'operazione simile a quella di The Legend of Zelda Link's Awakening, pur se meno raffinata visivamente. Ad ogni modo, in Mario vs. Donkey Kong si muore spesso. Basta infatti un colpo per far fuori Mario e riportarlo all'inizio dello stage, privandolo di quanto raccolto fino a quel punto. Ma non solo, anche il tempo è tiranno. Ed è spesso proprio lui a mettersi tra il giocatore e la risoluzione del livello, costringendolo quindi a ripetere lo stesso. Temendo quindi che delle meccaniche simili potessero nel 2024 allontanare qualcuno, gli sviluppatori hanno pensato di introdurre due stili di gioco differenti. Quello classico, identico all'originale, e quello relax, che rimuove il limite temporale e al contempo dona a Mario 5 vite. E in questo caso, quando l'idraulico viene colpito, non deve ricominciare lo stage da capo. Viene bensì racchiuso all'interno di una bolla e spostato verso l'inizio del livello, ma mantiene comunque gli oggetti raccolti. A livello grafico i due titoli sono talmente distanti che non ha neppure senso paragonarli. Ora Mario vs. Donkey Kong è poligonale e fluido. Tuttavia, a livello puramente stilistico, la nuova versione è certamente più anonima di quella per Game Boy Advance. Mentre infatti l'originale aveva uno stile ben riconoscibile che lo distingueva dagli altri spin-off di Mario, questa edizione del 2024 è invece più simile a quell'archetipo dell'idraulico diffuso dai vari Mario Party. Discorso invece opposto per quanto riguarda le musiche, che esaltano la vocazione dell'originale. Hanno infatti un'impostazione unica, sono ariose e ricche di fiati e con sonorità swing e jazz. E lo stesso vale per i filmati che narrano la pur semplice storia del gioco, che prevedibilmente risultano migliorati. La modalità multiplayer ci ha sorpreso in positivo. È palese che abbia richiesto un discreto lavoro perché vanta delle caratteristiche assenti nell'avventura in solitaria. Punto primo, non è una modalità a parte. Ogni singolo stage della storia infatti è giocabile in due e si può utilizzare poi qualsiasi pad, quindi anche un singolo Joy-Con. E quando si affronta un livello in questa maniera, è un Toad che accompagna Mario. E i due possono quindi saltarsi addosso a vicenda trasformandosi in trampolini viventi e in più non sono limitati a livello spaziale. In sostanza i due personaggi possono recarsi anche agli estremi opposti di uno stage e questo comporta un allargamento dell'inquadratura che invece non avviene in solitaria. In più il secondo giocatore altera addirittura il level design. Se infatti da una parte in due si hanno alcune facilitazioni, dall'altra c'è anche una seconda chiave da raccogliere per aprire la porta che determina la fine del livello. Una scelta semplice e che permette di mantenere inalterata la difficoltà del gioco. Per quanto ho giocato finora, Mario vs. Donkey Kong ci ha lasciato una buona impressione. Si tratta infatti di un rifacimento che prosegue lo spirito dell'originale Donkey Kong del 1981, col suo pregevole mix tra puzzle e platform. Certo, solo proseguendo nell'avventura capiremo quanto l'ossatura del gioco, comunque piuttosto rigida, si è invecchiata bene, per cui ne riparleremo più o meno a metà del prossimo mese, visto che il gioco uscirà il 16 febbraio su Nintendo Switch. Voi nel frattempo cosa ne pensate? Vi piace l'idea di rigiocare un classico come questo? Diteci la vostra nei commenti e se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale. Qui accanto come di consueto alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima! Wow.